amici del verde, oggi facciamo questo nuovo progetto. Non parliamo di piante, di potature, di ortaggi, parliamo di restauro. Lo facciamo in collaborazione con il canale di mia moglie Alex Crochet. Io faccio il lavoro duro, tutta quanta l'idea è di Alessandra. Allora, eccoci qua. Vediamo oggi come rinnovare un vecchio mobile con la tecnica dello shabby riverniciandolo. E la novità di questo progetto è che non ci sarà bisogno di carteggiare il mobile, quindi anche se il mobile ha il suo flatting, basterà pulirlo bene e poi utilizzare la giusta vernice. Questa vernice ci permetterà anche di non utilizzare un primer aggrappante, ma di applicare direttamente soltanto due mani di questa vernice per avere questo effetto. Quindi facilissimo, anche se siete principianti, voi potete rinnovare il vostro mobile e creare qualcosa di nuovo, unico e originale e alla moda. Cominciamo subito! Allora, con la stessa tecnica che abbiamo utilizzato per il comò, abbiamo fatto questa cassapanca. Era una cassapanca marrone, non di legno massello, ma di impiallacciatura. Quindi neanche, diciamo, era un mobile piuttosto scadente. Sempre senza alcun primer e senza carteggiare, ecco il risultato. E con questa stessa tecnica che vi andiamo ad illustrare oggi abbiamo fatto anche questa vetrina. Era una vecchia vetrina tirolese, quindi color frassino, sempre senza alcuna carteggiatura, ma utilizzando la giusta vernice abbiamo ottenuto questo effetto. Eccola qui. Questo è il mobile che andiamo a restaurare oggi, eccolo qui, un vecchio comò di noce che era di mia nonna. Più che ho usato un termine improprio, non lo andiamo a restaurare, ma andiamo a dargli una nuova veste. Per questo progetto ho utilizzato circa 750 ml di questa vernice shabby chic, Chalk Base Furniture Paint, del quale vi metto il link qui nel box informazioni sotto a questo video. È esattamente il link dove io l'ho acquistata. Un'altra possibilità è quella di farsi la chalk paint direttamente in casa. Se cercate questo video nel mio canale YouTube che si chiama Alex Crochet, scritto Alex Croquette, cercate il video chalk paint fatta in casa. Nel box informazioni vi metto anche il link per andare direttamente al video. Allora, vediamo tutto l'occorrente per iniziare il nostro progetto. Per proteggerci sicuramente guanti in lattice e mascherina. Dopodiché pennelli di varie misure, dal più piccolo a quello più grande. Per fare i particolari ovviamente ci serviranno più piccoli. I tamponi, un tampone per gli angoli e un rullo a tampone, vedete, per le parti piane. Dell'acqua, dove metteremo i pennelli durante la lavorazione in modo che non si seccano, vaschette varie in plastica per mettere le nostre vernici, eccetera, carta da cucina per pulirci durante il lavoro. Siamo pronti? Cominciamo! Il primo step da fare è la rimozione delle maniglie. In questo caso, vedete, si tolgono, basta con un cacciavite togliere le viti. Quindi andiamo a togliere tutte quelle parti metalliche che sono sopra al nostro mobile. Secondo step, utilizzando della carta da cucina e una soluzione di acqua e candeggina, dovete pulire accuratamente tutto il mobile fino a sgrassarlo in tutte le sue parti. Pulizie accurate, e se occorre potete passare ovviamente anche due volte. Io utilizzo appunto una soluzione di acqua e candeggina, e quindi una soluzione basica. C'è chi usa acqua e bicarbonato.
A volte ho utilizzato anche semplicemente dell'alcol e mi sono trovata bene. Insomma, queste sono le opzioni possibili. L'importante è che il mobile sia lavato perfettamente. La pulizia del mobile deve essere accurata, è importantissima, perché tanto più il mobile è pulito e sgrassato, tanto meglio aderirà la nostra vernice, visto che in questo caso poi non andiamo nemmeno a scartavetrare. Quindi la pulizia deve essere a fondo. Allora, iniziamo il nostro lavoro. Abbiamo deciso di fare la scocca esterna tutta bianca, quindi intanto togliamo tutti i cassetti e ci dedichiamo soltanto a dipingere la scocca, che sarà dipinta in tutte le sue parti visibili. Quindi adesso iniziamo dalla parte superiore, poi capovolgeremo il mobile per dipingerlo bene anche sotto, nei piedini. Dovete calcolare che quando voi vi sedete magari da un divano e state seduti bassi, si vedono delle parti che adesso così in piedi non vediamo. Quindi noi andremo a coprire tutto le parti visibili del mobile da più angolazioni, dall'alto e dal basso. Allora, iniziamo subito dalle superfici più ampie, quindi con il pennello più grande. Non utilizzeremo primer, queste sono vernici che si possono applicare direttamente sulla superficie pulita e sgrassata, quindi con il nostro pennello più grande andiamo subito ad applicarlo, cercando di stirare bene la vernice. Per adesso vi faccio vedere una superficie facile da lavorare, vedete questa superficie piana. Poi andremo a vedere nel dettaglio lì dove la superficie è più difficile da lavorare. Stendete sempre bene, cercate di lavorare già bene con il pennello, di stirarlo. Poi, fatto un pezzo con il rullo, passate subito il rullo. Se state lavorando all'aperto si asciuga molto presto questa vernice, e quindi con il rullo cercate di togliere le strisciate. Ci sono varie scuole di pensiero, c'è chi dice che non occorre il rullo, quindi è una vostra scelta. Io preferisco una lavorazione, sì, nello sciabbi in teoria non si usa il rullo, c'è chi addirittura proprio crea queste strisciate appositamente, però è una questione di gusti personali. Io rispetto tutte le scelte, spero venga rispettata anche la mia. A me non piacciono i segni del pennello e quindi utilizzo il rullo per mimetizzarle il più possibile. A voi la scelta, appunto, se usare il rullo o non usarlo. Allora, nelle parti, vedete, più rognose, dove ci sono angoli e interstizi, naturalmente vado con un pennello più piccolo, e non potendo usare il rullo mi aiuto con un tampone che riesce, vedete, a tamponare anche le parti negli angoli e le parti più antipatiche, queste insenature, queste volute. Questa è la seconda passata. Come vedete, la vernice è talmente densa che a questo punto l'utilizzo del rullo o del tampone è facoltativo, nel senso le strisciate si vedono molto meno e quindi potete anche non utilizzarlo. Però se vi piace una finitura proprio liscia, invece procedete anche per la seconda mano con il lavoro del rullo.
Quando passate in questi punti dove ci sono i fregi, ci sono alcune angolazioni dove non si riesce ad arrivare. Dovete usare il pennello a tampone in questo modo per far arrivare la vernice in ogni punto. Vedete questi buchini dove rimane il vuoto? Se voi tamponate direttamente col pennello, la vernice arriva anche in queste pieghe. Stiamo sempre effettuando la seconda passata, le pennellate sempre nello stesso senso, mi raccomando, sia se scegliete di passare il rullo che se decidete invece di allisciare un po' con il pennello senza l'utilizzo del rullo. Vedete negli angoli, andiamo a tamponare col tampone laddove il rullo, insomma, non riesce ad arrivare. Se riuscite a dare una mano di colore anche sul retro, magari più grossolana, meno precisa, perché il retro non lo vedrà mai nessuno se non voi quando spostate il mobile per fare le pulizie. Comunque è sempre meglio dare una mano anche dietro, insomma, anche per voi stessi, quando spostate il mobile avete un'uniformità che è sicuramente più piacevole per gli occhi. Adesso procediamo con i cassetti che abbiamo scelto di fare ognuno di un colore diverso. Chiaramente questo è solamente il nostro gusto, voi potete scegliere i colori che preferite nella gamma disponibile per questo tipo di pittura. Altrimenti, se avete scelto di fare la chalk paint casalinga, potete tranquillamente colorare la vostra chalk paint con quei colori che si usano per che sono da miscelare tra di loro per creare le colorazioni della pittura da muro. Quelle sono compatibili con queste pitture a base d'acqua e quindi tranquillamente anche quelle lì le potete miscelare tra loro come meglio credete per creare il colore desiderato. Allora, vediamo come ho lavorato le maniglie. Qui vedete una maniglia già fatta e una da fare. La maniglia già fatta, come vedete, volutamente non l'ho voluta fare proprio tutta uniforme, ma diciamo è una passata abbastanza leggera, unica. Se la volete tutta uniforme, basta fare due o tre passate. Lavoreremo, vedete, tutta la maniglia senza invece dipingere le viti che dipingeremo in un secondo momento. Per dipingere la maniglia con un fil di ferro, creiamo un uncino per tenerla appesa in questo modo e vediamo adesso come l'ho lavorata con la mia vernice spray. Allora, prendiamo la nostra maniglia e inseriamo l'uncino nelle parti bucate in modo da poterla tenere appesa. Vedete, noi ci siamo posizionati in un punto dove gli spruzzi non creano danno. Proteggete pavimento e pareti in qualche modo. Adesso con la nostra vernice a spruzzo cominciamo a lavorare la maniglia in questo modo. Potete decidere voi appunto il grado di copertura. Io non la farò molto coperta. Mi piace che affiori anche un po' di parte metallica, insomma, che non sia proprio tutta uniforme. Ecco qua, la nostra maniglia è già fatta. Adesso la appendete all'aria, la fate asciugare, si asciuga in breve tempo e così potete fare, se lo desiderate, la seconda passata, altrimenti la maniglia è pronta. Ed infine ecco il nostro mobile terminato. Abbiamo rimontato accuratamente le maniglie. Ve lo lascio ammirare in tutti i suoi particolari.
Il nostro progetto è terminato, grazie per averci seguito anche stavolta, speriamo che vi sia piaciuto, mi raccomando pollici in su per aiutare i nostri canali a crescere e venite a visitare il nostro canale, iscrivetevi sia ad Alex Crochet che alla Natura e Bellezza, ci vediamo presto con nuovi tutorials, grazie a tutti, ciao!